Come fare la valigia perfetta? Ti serve solo un bagaglio a mano, ti serve solo uno zaino. In questo video ti spiegherò come mettere in questo zaino 2 camicie, 6 mutande, 6 paia di calzini, 4 magliette, un paio di pantaloni, una cintura, un paio di scarpe, 2 maglioni, un giacchetto, un costume da bagno, un beauty case trasparente, un tablet con il suo caricatore, un paio di cuffie isolanti, il caricatore del cellulare, un MacBook con il suo caricatore, un hard disk di backup, un mouse e roba varia tipo un pacchetto di fazzoletti, una penna, quel filo, il doppino per le cuffie, eccetera, eccetera. I principi da cui parto per fare lo zaino sono 2. 1. I vestiti vanno piegati insieme e 2. Alcuni indumenti si devono spalmare sulla superficie del bagaglio. Cosa intendo per spalmare gli indumenti e quali devono essere spalmati? Te lo dico tra un attimo, intanto cominciamo a mettere il pantalone nello zaino. Allora, partiamo dallo zaino vuoto. Come vedete, lo zaino è vuoto. A me questo zaino piace perché non è troppo piccolo né troppo grande. Può passare come bagaglio a mano, ma ci possiamo far entrare dentro un sacco di roba. Allora, per prima cosa mettiamo il pantalone, lo pieghiamo bene e appunto cominciamo a spalmarlo sulla superficie orizzontale, quella che diciamo va a contatto con la schiena, e anche in piccola parte sulla superficie verticale, che è la parete diciamo che si chiude con la cerniera. Ecco, lo spalmiamo bene con la mano e facciamo questa piccola pieghetta. Dopodiché mettiamo la cintura. Ecco, io invece che arrotolarla come fanno molti, la spalmo sulla superficie dello zaino mettendo la fibbia dal lato, diciamo, nella parte inferiore. Ecco, vedete, la faccio aderire bene ai bordi. Prossima cosa, mutande e calzini. Ecco, vediamo, abbiamo calzini seri, calzini semiseri, però per mettere i calzini dobbiamo scegliere prima le scarpe. Diciamo che partiamo con 2 paia di scarpe, uno lo indosseremo e l'altro lo metteremo nello zaino. Chiaramente metteremo nello zaino il paio di scarpe più leggero. Cominciamo a mettere i calzini dentro le scarpe, sempre con la stessa tecnica, sempre facendoli, ecco, il più piatti possibili e spalmandoli sulla superficie delle scarpe all'interno. Ecco, adesso che abbiamo riempito le scarpe di calzini a strati, prendiamo le scarpe e sistemiamole in un sacchetto. Ecco il sacchetto, le sistemiamo così e le mettiamo dentro. Adesso prendiamo il sacchetto con le scarpe e lo mettiamo in fondo allo zaino, con la suola delle scarpe una rivolta verso il basso e l'altra verso l'alto, così. Adesso sistemiamo le mutande. Come vedete, anche le mutande le sistemo sulla superficie verticale dello zaino facendole aderire bene. Possiamo sistemare le magliette. In genere io considero una maglietta ogni giorno e mezzo di viaggio, considerando che vogliamo stare fuori magari una settimana. Portiamo 4 magliette nello zaino e una la indosseremo. Ecco, vedete, se noi le mettiamo una sopra l'altra sono alte così, ma adesso noi le pieghiamo in maniera particolare, ovvero una dentro l'altra. Ecco così. E procedete con la terza maglietta. Non la piegate subito, aspettate. Prendete l'altra maglietta, piegatela prima senza piegarla a metà, appoggiatela sulle prime 2. E lo spessore di tutte e 4 le magliette piegate è leggermente inferiore a prima. Però questo ci permette di gestirle meglio nel nostro bagaglio. Ad esempio, io in questo zaino decido di metterle in questa tasca davanti, facendo sempre attenzione a spalmarle bene e a non farle appallottolare. Cominciamo a piegare i maglioni sempre con la stessa tecnica.
Magari andiamo in un posto dove fa freddo, però hanno la sauna o la piscina, quindi mettiamo anche un costume da bagno. Prendiamo i maglioni e il giacchetto impacchettati e mettiamoli così. Il segreto è cercare di spingere le cose verso la parte inferiore dello zaino, dove si accumula sempre dello spazio non utilizzato. Ecco qua, so che sembra tutto molto appallottolato, ma fidati che quando tiri fuori le cose, poi le cose restano piegate. Oh, ecco, adesso possiamo mettere anche un altro paio di mutande, perché se vai fuori una settimana, magari 6 mutande le metti nello zaino e una, appunto, la indossi, spero. Beauty case trasparente che va bene anche per l'aereo. Cosa mettere nel beauty case? Ecco, in genere i prodotti che si trovano nei normali supermercati ti conviene comprarli là, non c'è bisogno che li porti. Nel beauty case metti solo magari dei prodotti che è difficile trovare, li compri solo in farmacia o non ci sono all'estero. Come vedi, io porto anche un piccolo astuccio nero dove tengo forbicine, pinzette, tagliaunghie, scovolini per i denti e varie cose. L'astuccio lo sistemo in questa tasca. Però diciamo che vogliamo essere anche un po' eleganti e vogliamo portare anche un paio di camicie. Ecco, io le camicie le piego in maniera un po' diversa da come vi ho fatto vedere finora. Cartone, dimensioni A4 o poco più, lo metto sulla camicia e piego la camicia. Il cartone mi serve per non fare spiegazzare troppo la camicia e per inserirla meglio nello zaino. Riprendiamo il nostro zaino e possiamo fare una prima prova di chiusura. Per fare questa cosa pieghiamo gli indumenti che straripano dallo zaino, pieghiamoli verso dentro, così, pieghiamo il pantalone, pieghiamo gli slip e tiriamo il bordo un po' verso su in maniera tale da recuperare ancora qualche centimetro. Cominciamo a... ecco, non c'è bisogno nemmeno di premere tanto, si chiude molto facilmente. Lo zaino è chiuso. Una volta che lo zaino è chiuso, prepariamo lo zaino per far entrare le camicie. Diamo le classiche botte per appiattirlo un po'. Ecco, qua è dove andranno le camicie. Ecco, visto che le camicie sono supportate dai cartoni, è più facile spingerle verso il basso. Portiamoci un mouse e un hard disk di riserva, perché magari stiamo andando in smart working. Ecco, portiamoci anche il caricatore del portatile. E chiudiamo nuovamente. Ogni volta che apri e chiudi, i vestiti si adattano e prendono la loro forma nello zaino, quindi diventa sempre più facile aprire e chiudere lo zaino e quindi si crea sempre un po' di spazio in più dove possiamo mettere altra roba o anche no, possiamo anche tenere lo spazio per portare qualche souvenir. Mettiamo i caricatori, sono un caricatore del tablet e uno del cellulare, li mettiamo in quest'altra tasca. Chiudiamo e a questo punto siamo pronti a mettere il portatile. E il portatile lo metteremo in questa tasca qua. Ecco, facendo sempre attenzione a fare dei piccoli movimenti in maniera tale da, piano piano, spingendo, far entrare tutto, metto questa cinghia così. E a questo punto possiamo chiudere anche quest'altra tasca, che si chiude abbastanza facilmente.
chiusa questa tasca, adesso ci rimane ancora un po' di spazio nella tasca dall'altro lato, davanti. Vedete quanto spazio che c'è qua? Qua adesso ci mettiamo il tablet. Ecco, abbiamo quest'altra tasca qua, ago e filo, sempre utile per una riparazione last minute. E siamo pronti. Abbiamo messo tutte queste cose in uno zaino che è anche di dimensioni inferiori a quelle raccomandate per il bagaglio a mano dalla maggior parte delle compagnie aeree. Infatti vedete, è 40 cm di altezza. Aspettate che vi faccio vedere meglio. È così, non più di 40 cm. Di spessore è circa 20 cm e di larghezza appunto è quanto? 33-34 cm, comunque meno di 35, e comunque si può comprimere un po'. Ok, quindi riassumendo, in questo zaino abbiamo messo due camicie, sei mutande, sei paia di calzini, quattro magliette, un paio di pantaloni, una cintura, un paio di scarpe, due maglioni, un giacchetto, un costume da bagno, un beauty case trasparente, un tablet, un paio di cuffie, un paio di caricatori, un MacBook, il caricatore del MacBook, un hard disk, un mouse e poi roba varia. In realtà non è che questo zaino sia proprio pieno pieno, possiamo anche riempirlo un po' di più, ma per iniziare va bene. La cosa che mi piace di questo modo di fare lo zaino è che si possono portare tantissime cose senza dover per forza fare la cosa zingaresca di mettersi tre cappotti addosso o quattro magliette. Ecco, si possono portare tante cose viaggiando vestiti comodi e in maniera decente. Se ti è piaciuto il video, ti è stato utile, iscriviti al canale così resti aggiornato quando pubblico qualcos'altro. Ciao!